Gentile collega, ti capiterà anche a te di dover fare diagnosi di onfalocele in epoca così precoce, perché si tratta di grossi onfaloceli, in cui non è necessario il controllo a distanza per sapere se rientrerà il contenuto della sacca erniaria nella cavità addominale, per le sue dimensioni e per il fatto che ci sta il fegato. Nella sacca erniaria. Il fegato nella sacca erniaria vuol dire bassa incidenza di aneuploidie, vuol significare però una prognosi meno favorevole e significa soprattutto la necessità di uno studio del cariotipo fetale, non solo per escludere le aneuploidie, che sono comunque possibili, ma soprattutto per andare ad escludere la presenza di una patologia quale la Beckwith Windemann. Hai visto che nel sacco erniario ci sta, oltre al fegato, il piccolo intestino? Ed osserva il segno principe che ti fa dire che è un onfalocele, perché tu vedi che il cordone ombelicale entra nell'interno della sacca erniaria. Questo lo devi vedere sempre. Ok? Devi andare poi a vedere se ci siano grossolane altre alterazioni, che in quest'epoca è difficile, tranne quella che stai vedendo, che è l'arteria ombelicale singola, che si osserva in queste immagini. Naturalmente tu potrai dire che l'accuratezza diagnostica dell'arteria ombelicale singola è altissima dopo la 20ª settimana ed è bassissima a 12, 13, 14 settimane, ciò non toglie. Quello che è importante è che tu testimoni il grosso onfalocele, che tu testimoni che ci sta il fegato, che tu testimoni che ci sta il piccolo intestino e che tu richieda le immagini e la consulenza genetica, e in maniera tale che la paziente esegua un cariotipo e soprattutto sia sedotta attraverso poi una consulenza chirurgica sulla fattibilità o meno dell'intervento di riparazione della sacca erniaria. È ovvio che bisogna fare un controllo a distanza per andare a studiare il cuore. Qui tu vedi che ci sta una regolare sezione di destra e sembra che ci sia uno squilibrio tra le due camere cardiache, ma è troppo presto per poter fare una valutazione di questo genere. Tu qua comunque vedi una normale mitralica, qui tra poco vedrai anche una regolare tricuspide. E vedi che le due camere ventricolari in realtà sono similari nelle dimensioni. Ci avviamo quindi alla fine, nella quale ci sono dei dati certi che il grosso onfalocele, ci sono dei dati molto probabili che l'arteria ombelicale singola, ci sta un aspetto, una traslucenza nucale che non è aumentata, c'è un profilo che forse è un pochettino piatto, ma che non ha molta importanza perché comunque devi richiedere la consulenza genetica. È interessante invece vedere come l'anatomia viene modificata ed il dotto venoso viene anteriorizzato e elevato a causa della presenza dell'onfalocele che stira quindi questi muscoli. Puoi riuscire a vedere una regolare anatomia per l'epoca della testa con due talami separati e con una linea mediana regolare, puoi vedere che la placenta è normale come inserzione, soprattutto come spessore, ricordati, è frequente l'associazione con l'iperplacentosi, misura il liquido amniotico e ti ringrazio dell'attenzione.